Allora, oggi volevamo un po' parlare di come si invasano certe persone. Sì, diciamo che io ho ricevuto, ricevo comunque sia vari messaggi, insomma, comunicazioni da persone che mi fanno delle domande che personalmente mi lasciano un po' basito, non ti vedo più. E del tipo, no, perché ho sentito che Tizio fa questo, allora se io ho fatto il mio allenamento ma non ci ho avuto quella sensazione, e secondo me si sta creando, o meglio, comunque sia, l'utente, magari sono giovani, quindi sono un po' inesperti, non riescono a fruire le notizie nella maniera corretta, nel senso che prendono come colato nell'oro quello che uno dice. Poi, per quanto riguarda un discorso tecnico, la cosa può essere anche, tra virgolette, tollerata, ma quando si parla di sensazioni personali, di come uno vive l'allenamento, lì va personalizzato, ognuno lo vive a maniera propria. C'è quello che si chiude, non parla con nessuno e non vuole sentire manco la musica, o quello che vuole sentire la musica, quello che ride, cioè Esatto. ognuno la vive, però ciò non significa che un allenamento escluda l'altro. E Assolutamente. si crea un sacco di, secondo me, di confusione, soprattutto su queste nuove leve. Tipo, non ho fatto gli 8.000 passi, adesso mi rilasserò. Ma no, perché io 8.000 passi non l'ho mai fatti in vita mia, tra virgolette, non l'ho mai contati. Eppure, insomma, la condizione in gara l'ho sempre portata. Non è quello che poi è rilevante. Esatto. No, Questo è il sì, adesso capito. ci sono. Allora, guarda, ci sono tantissime cose. La cosa che dicevamo, di cui avevamo parlato, è che sicuramente io contribuisco molto a portare dei concetti che purtroppo molte persone, non dico fraintendono, che magari le capiscono bene, però poi partono per la tangente, iniziano a diventare delle fisime. Quindi, il discorso è sempre quello di partire dal fare bene le cose semplici, cioè fare bene l'alimentazione e quindi seguire, avere costanza con l'alimentazione e allenarsi bene, quindi imparare ad allenarsi bene. Poi il come e il cosa sono tutte cose che vai ad aggiungere dopo, Certo. però devi partire necessariamente da quello. E per esempio, tu ad esempio come stile di allenamento, proprio tuo, personale, come sei in sala? Allora, io in sala sono tipo chiuso, cioè mi entro in sala, sto concentrato. Poi per la maggior parte degli anni ho avuto degli sporadici spotter d'allenamento. Al momento ce l'ho, quindi magari capita che con lui ci sia uno scambio. Però sto concentrato, ci può essere la battuta, ma nell'arco di quel minuto, minuto e mezzo che ti stai allenando. Non so sicuramente l'allenamento mio come Doria Yates col compagno dei tempi, non è quel tipo di allenamento, però io sto lì, sto concentrato, anche perché se carico 6 piastre sull'hack squat, io devo stare a pensare che ho quel carico sulle gambe. Non mi voglio sicuramente far male, quindi c'è una concentrazione di base. Però non è che mi isolo come magari mi raccontano certe persone, oppure sto lì perché la ripetizione, cioè io se sento già un doloretto o una pizzicatina, già mi concentro su quella, quindi mi muovo poi in base alla sensazione che il corpo mi dà. Perché? Perché poi c'è un'anzianità d'allenamento e mi permette Certo. una conoscenza di me stesso, però non ce l'ho mai avuta questa cosa del vedi, quello fa così, si mette le cuffie, non parla con nessuno, quindi lo faccio pure io. E vedo che invece c'è questa cosa. Oppure ti dico una cazzata, magari tu lo usi, no? Il logbook. No, perché io, sai, mi metto lì il giorno prima, mi studio tutto il logbook e poi già mi viene l'ansia per il giorno dopo perché so che devo battere. Ecco, io per esempio, questo tipo di approccio non mi appartiene perché prima di tutto mi leva la gioia dell'allenamento, secondo perché poi io sono uno che non c'ha uno schema fisso ma è capace che poi vario in fase d'allenamento e vario in base alla sensazione che ho quel giorno, quindi è inutile che mi metto là, devo battere quel record, è capace che poi quel giorno lo squat manco lo voglio fare perché non lo so, c'è una contrattura al trapezio, capisci? Loro invece vivono questa cosa in maniera molto, passami il termine, patologica, schematica, e diventa, è come portare una croce, leva tutto l'entusiasmo, secondo il mio modo poi logicamente di concepire il bodybuilding, che è quello dell'allenamento.
Sì, guarda. Tante volte tu entri in palestra, no? Dici cazzo, oggi proprio non mamma mia. Poi invece, mano a mano che ti alleni, vedi che stai nel mood giusto. Magari fai quell'allenamento che non ti aspetti. Allora, se io dovessi farmi tutte quelle menate, deve essere più istintivo, o quantomeno per me è così, la vivo in maniera più istintiva, non c'ho tutti questi incastri mentali, che sicuramente su delle menti giovani possono essere deleterie. Guarda, è assolutamente vero, cioè nel senso io la cosa che dico sempre del logbook è che è uno strumento utile, però è uno strumento che deve essere utilizzato ex post, che vuol dire che l'errore che fanno le persone è che prendono là, c'hanno quel numero e poi una o due volte le batti facilmente, poi iniziano a generarsi quest'ansia del dover sempre avere questa performance, eccetera. Che poi diventa, come dici te, deleteria, ti toglie la gioia di allenarti. Quindi realmente il discorso è che con il logbook tu semplicemente hai un piano che può essere più o meno fisso, più o meno intuitivo, quello è un altro discorso, però se c'hai il tuo piano, segnati magari i carichi che hai raggiunto, segnati le cose, a meno che non te li ricordi, eccetera. In modo che quando, dopo averli fatti, vai a vedere, a comparare se ti sei battuto o non ti sei battuto, tutto il resto, e allora là decidi. Ti faccio un esempio, io attualmente lo sto utilizzando. Io faccio così: ogni tanto lo utilizzo soltanto su un esercizio, quindi ho il mio esercizio madre, ok, nel corso della sessione. Su quello devo progredire, devo migliorare, ok? Magari devo migliorare il carico sulle 8, cose del genere. E il resto della sessione vado un po' più a intuito, vado un po' più aggiornata, decido cosa inserire, faccio qualcosa che mi piace, sempre con uno schema, una logica, però la imposto in modo da riuscire a migliorare al massimo su quell'esercizio, quindi un po' come mi sento anche, voglio provare altri macchinari e tutto. E adesso invece sto utilizzando il log su tutto quanto, andando a variare però, quindi logicamente ogni sessione qualcosa vado a cambiare sulla base di quello che ho letto. La volta scorsa sul pendolo non mi sono battuto, ho fatto esattamente tutte le ripetizioni che avevo fatto la volta ancora prima, però non è che sono stato là imparanoiato, cioè io mi sono messo sotto. Sono andato, quello che è uscito, dopo mi sono segnato, ho paragonato, ho detto ok, perfetto, questo, che cosa faccio? Provo a cambiare qualcosa, provo a vedere qualcosina, cioè ex post, se vado a perdere ripetizioni, cerco di ragionare, magari la preparazione, sto basso di calorie, eccetera, però sono cose su cui ragiono dopo, senza ansia. Ok, e su questo ti posso dar ragione, è il tuo modus operandi. Però pensa a un ragazzo, tu diciamo che una certa esperienza mo ce l'hai e sicuramente c'hai una conoscenza proprio a livello nozionistico che la maggior parte, non ti dico solo dei giovani, ma anche di gente più navigata, non ha. Ecco, Certo. allora mettete nei panni magari del 19enne, che so, 2 anni che va in palestra, si trova davanti un discorso del genere. Oddio, va in paranoia, capito? Poi c'è sta il Esatto. personaggio, io ti parlo che penso la maggior parte vada in paranoia. Poi c'è sta il personaggio super tecnico che invece ci si incastra e riesce a trovare il Certo. suo, capito? No, ma allora io la cosa infatti che dico sempre è nei primi anni, a parte che non consiglio di avere proprio un log da questo punto di vista, ma di fare di determinati altri tipi di lavori, però i primi anni la cosa che le persone devono costruire è intimità con l'allenamento, cioè devono sentirsi, ascoltarsi, capire cosa funziona e non funziona su di loro, devono costruire, agganciarsi al proprio corpo, perché se iniziano poi, perché il problema attuale è che le persone in questo caos totale che c'è, e in questa apertura del bodybuilding al mondo, perché ci sono sicuramente molti più frequentatori rispetto a 8 anni fa, le persone cercano certezze. Cioè loro hanno bisogno di avere dei numeri, qualcosa a cui aggrapparsi. Ok? Perché? Perché se no si sentono persi. Cioè, come gli va? Perché? Perché non hanno ancora quell'intimità per cui a me un sacco di persone chiedono come faccio a sapere che un allenamento è andato bene? E io gli dico, Esatto, lo senti che è andato sento questo. bene, lo senti, è una cosa di cui ti accorgi, ma devi imparare ad accorgere, al di là del logbook, cioè, io ci sono tante volte che non batto il logbook, io lo tengo per cose, però un sacco di volte non lo batto, dico, cazzo, l'allenamento mi sono sfondato, è andato proprio bene, e magari non l'ho battuto per altre cose, ma sti cazzi, comunque lo sento, quella sensazione è quella su cui le persone Esattamente, devono esatto. costruire. Tu Esattamente, infatti. come spiegheresti a una persona
Come ti accorgi che un allenamento è andato bene? Come la spiegheresti? Non glielo riuscirei a spiegare perché per me può essere un tipo di sensazione che ormai io ho familiarizzato, ho fatto mia. È questo che loro non capiscono. È come un po' il discorso del preparatore, no? Loro cercano la persona che gli dà quella certezza del risultato, ma la certezza del risultato varia su una miriade di fattori che nessuno può darti. Sicuramente un bravo coach ti saprà far migliorare, ma se parliamo poi di vittorie, là entrano in ballo tutta una serie di situazioni che devi tu avere dentro, che devi avere tu dentro, cioè quella voglia di allenarti, quella voglia di arrivare, quei, tra virgolette, sacrifici che tu sei disposto a fare, quelli ti portano al successo e quelli non te li dà nessun preparatore. Cioè il preparatore deve essere una persona che ha conoscenza, che ti porta a dei miglioramenti, che ti presenta un piano, che ti mantiene in salute e tutto quello che vuoi, ma tutti i fattori che poi ti possono portare al successo, quelli sono principalmente dell'atleta stesso. Questo è il mio modo di vedere. Cioè non c'è il pro maker o il della situazione, capisci? Assolutamente. Sicuramente c'è il preparatore che ha più colpo d'occhio, che ha più conoscenza, che ha più quello che vuoi e quindi fornirà ai suoi atleti una serie di armi in più che gli permetteranno di arrivare più in forma. Ma poi il resto del gioco sta tutto all'atleta. È questo quello che non capisco. Io vedo un cambiare preparatore destra a sinistra, Totalmente. anche ci sono nomi blasonati, insomma, con questa ricerca del preparatore perfetto non esiste, quella è una cosa che tu c'hai dentro. O ce l'hai o non ce l'hai, non c'è poco da fare. Guarda, tanto io la cosa che dico sempre è che il preparatore non è un tassista, ma un venditore di biciclette. Tu non è che vai, sali e dici portami là. Lui ti vende la migliore bicicletta, ma sei tu che pedali. Quindi finché tu vai là e ti aspetti che ci sia qualche formula magica o qualcosa che ti permetta di arrivare là, sta sempre a te. Cioè, in ogni caso, sei te che devi fare la dieta, sei te che devi essere aderente al piano, sei te che devi allenarti. Quella è la base. Io vedo, secondo me, poi questo dipende molto da una sorta di insicurezza generale che poi ultimamente riscontro in maniera più importante e che la gente guarda sempre, ma hai visto quello fa così e adesso è colà. Ma ho capito, ma tu stai valutando quello che lui ti fa vedere su Instagram, ma poi tu lo sai quello a che ora va a dormire, lo sai come si allena, quanto si allena, con che intensità si allena, con che minuziosità rispetta la dieta. Magari quando tu ti stai a mangiare ghiacciolo, quello si beve un bicchiere d'acqua, per dirti una cazzata. Fai pancake Però fit è con così. tutte le cose. Esatto, invece quello si mangia il pappone con l'avena e l'addume e manco un dolcificante. Sono tutte cazzate che poi quando arrivi in condizione, quelle fanno la differenza. Te potrei fare il solito nome ormai, insomma, mi sembra quasi doveroso, famoso Andrea Presti. Per me quel ragazzo rappresenta esattamente quello, tutte le doti del campione a 360 gradi. Ma non te lo dico perché mo lo prepara Mauro, perché a me mi sta No, simpatico. l'avevi detto anche la volta scorsa, l'hai sempre Me la detto. prendo proprio a cuore perché secondo me ha tirato fuori delle cose che magari nel tempo non sono riuscito a tirare fuori manco io e è arrivato cazzo al Mister Olimpia. Cioè, top. E che pensate che quello è arrivato? Sicuramente Mauro c'ha il suo. Certo. Sicuramente Mauro c'ha il suo. Ma se Andrea, quanti ce n'ha avuti Mauro a Mister Olimpia? Se diciamo, il fulcro della situazione fosse completamente Mauro, allora all'Olimpia ce ne sarebbero un altri No, che 10. poi Andrea non è neanche l'atleta più, come patrimonio genetico, più talentuoso di Mauro. Cioè, ce ne sono atleti che Abbiamo. sono cavalli molto. Guarda, che ne so, ti faccio il nome Clancy, quel ragazzo è Esatto. fenomenale. Eppure, guarda un po'. No, Andrea è così, è un qualcosa di veramente incredibile e ci ha dato un bellissimo segnale, comunque. Cioè, il discorso proprio del duro lavoro, del. Ma tu pensa solo che testa che c'ha a 33 anni una persona che quando apre i social. Se legge la merda, io ho letto veramente fiumi di merda da persone che veramente non sanno tenere manubrio in mano, o magari da persone che sono anche, diciamo,
diciamo, qualche nome, no? E poi porco Giuda, nonostante questo, lui è riuscito a chiudersi nel suo obiettivo e ci è arrivato. Certo. Quella è una dote, perché se tu non c'hai quella forza di resistere a questa pressione, vieni schiacciato, vai fuori fase, vai fuori mood, vai fuori focus. Esatto. Magari quella sera hai letto, ti hanno fatto a pezzi, dice, che cazzo me ne frega, mi mangio la pizza. Ma quanti ne conosco così? Ma figurati. Posso fare una lista di nomi infiniti. La differenza la fa quello. La differenza la fa quello. Simo, se ti dovessi chiedere le cose più importanti che tu reputi proprio per i ragazzi che iniziano, eccetera, su cui focalizzarsi sull'allenamento, Allora, la intanto. prima cosa importante è il divertimento e è vivere il momento. Io quando sono entrato in palestra, te lo giuro, Ludovino, mai avrei pensato di arrivare dove sono arrivato adesso. Per carità, non sono arrivato all'Olimpia, però Sì. insomma i miei risultati, anche fisici, lasciamo perdere poi quelli agonistici, anche fisici, ce l'ho avuti. Io sono entrato in palestra, ero un ragazzetto dei 18 anni e pesavo 60 kg. Mai mi sarei sognato di arrivare dove sono arrivato anche fisicamente oggi. Ma non è che ogni giorno stavo lì, però, a parte, vabbè, non c'era sicuramente Instagram né Facebook, quindi non ero bombardato in quel senso. Però non c'avevo questa cosa del Dio, devo per forza, devo fare la gara, devo vincere. Mi divertivo, la cosa mi piaceva. Cioè, mi ci dedicavo con piacere. E dedicandoci con piacere, vedevo che mi tornava indietro poi un risultato, perché con me si allenavano tanti, però io ero fatto a una maniera e gli altri erano fatti a un'altra. Quando andavo a fare gare, comunque sia, le prime gare, mi sono scontrato con gente magari era più grossa di me. Proprio quando scendevi dal palco e ti stringeva la mano un tizio che per te era ti diceva complimenti, sei ragazzo promettente. Io ero tutto contento e per me quelli erano piccoli risultati. Penso che quella sia la cosa più importante, divertirsi, perché quando tu lo fai con piacere, quel tipo di discorso non ti peserà mai. A me non mi è mai Certo. pesato. Non mi è mai pesato di, ah, vedi, c'è il compleanno, non posso andare perché magari sto a dieta. Magari vado, sto 2 orette, 3 orette, magari mi porto la ciotolina, mangio. Non mi è mai pesato. Neanche il giudizio della gente che mi vedeva che stavo lì. La ciotolina, cioè No, no, io a scuola assolutamente. andavo ancora a scuola e mi portavo tutti i passi e quelli vicino a me, con la pizzetta rossa, dicevano: questo è matto. Ma a me questa cosa non mi ha mai toccato, capito? Quindi penso la prima cosa importante è divertirsi e non porsi degli obiettivi fantascientifici. Quello magari tu ce lo puoi pure avere, però Certo. sono delle tappe, insomma, obbligate. Questo è importante perché adesso la cosa che vedo è che le persone dopo poco già in testa la prima cosa, Procard, devo prendere la Procard, devo prendere la Procard. E anche là, io ho fatto un video sul bodybuilding non è per tutti, in cui ho spiegato un po' questi discorsi. Cioè, uno deve essere conscio di quello che è il proprio patrimonio genetico. Io vedo che molte persone che magari arrivano a fine carriera e non riescono magari a mollare. Ne parlano adesso ultimamente, hanno parlato di Lebroni, eccetera. Sono persone che non hanno ben identificato. Per me l'esempio migliore è John Meadows. John Meadows comunque ha iniziato che era una promessa. Lui si è reso conto pian piano che la sua struttura gli avrebbe permesso magari di prendere una Procard. Però basta. Cioè non ha la struttura di quello che arriva all'Olimpia, vince, fa. Prendo una Procard nel circuito professionistico, forse qualche soddisfazione, però niente di che. Lui ha finito la carriera, ha vinto la Procard, si è fatto un paio di gare pro, poi basta, a posto, ho fatto quello per cui sono arrivato dove potevo arrivare. Ste persone le vedo che si indemoniano, ma soprattutto, Simo, presto. Cioè, con È tutte quello il ste... problema, perché se mi parli di John Mico, è uno che quando ha preso la Procard, insomma, già c'aveva degli anni addosso, Ha non lo voglia. so Quasi una quanti anni quarantina, c'aveva. forse una quarantina. No, ma penso pure di più, perché se Sì. non c'era almeno 40 sei morta malizia. Comunque, lasciamo perdere John Mico, lasciamo perdere un Levrone che magari dice, anche a livello marketing, un mio ritorno sul palco mi porterebbe qualche soldarello nella tasca, allora te lo puoi permettere. Ma quando io vedo gente che a 20, 28 anni, 30 anni, 32 anni hai preso la Procard,
già là, e poi però lì è un punto e a capo, ce l'hai i numeri poi per andare in mezzo a Bravo, quelli. bravo, E quello. torniamo al discorso Andrea Presti. Quando ha fatto la gara in Portogallo, ne gli davano una lira. No, ma che gli manca quello, gli manca quell'altro, de su, de giù. Ma quello è un ragazzo che comunque sia ha dimostrato di essere un pro in mezzo ai pro. Ci poteva stare lì perché si è presentato sul pacco a 117-118 kg. Sono tanti chili. Poi sì, ha le sue carenze, ma che fa lui? Gioca su un altro fattore, la condizione sua non la porta nessuno. Sì. Lui questo l'ha capito e batte il punto su quel discorso lì. E sono sicuro, qua te lo dico, che all'Olimpia ne bastona non pochi. Tutti dicono: no, ma arriverà 21esimo. 21esimo, secondo me, non ci arriva. Secondo me Sì. l'hanno visto e qualcuno lo bastona, anche qualche Sì, sì, nome sì, sì. importante. Il discorso è per gli altri. Ok, hai preso la Pro Card e mo che famo? Allora, ce l'hai soprattutto i soldi? Io stai a spentare, perché poi questi se pensano lo sponsor ti dà 5.000 euro al mese. Ragazzi, non è così, non è così, non vi danno 5.000 euro al mese. Forse 5.000 euro al mese, forse li daranno adesso Andrea che si è qualificato all'Olimpio. Non lo so, te la butto lì. Ma tu che hai preso la Pro Card sei una goccia nel mare perché la Pro Card hanno preso in tanti, quindi devi dimostrare prima che lo sponsor Esatto. sganci il soldone. E quindi la preparazione, il coach, i viaggi all'estero. Fai conto che te devi fare 3 gare in America. 3 gare in America significa che stai fuori 20 giorni in America. Sono almeno 7-10 mila euro Sì, tra solo per volo, quello. alloggio, E gara, biglietti, iscrizione. cioè, capisci? Sì. Ce l'hai sti numeri e soprattutto i numeri fisici per farti vedere in mezzo a quel marasma di gente, ce l'hai. Non parliamo degli Open, che magari lì stiamo parlando di qualcosa di quasi inarrivabile, insomma. Non vedo nomi che possano, a parte i noti, che possano fare qualcosa nell'Open. Ho visto un ragazzetto che secondo me ha le potenzialità, Simone Big Simo 94 su Aspetta che te lo vado a prendere così lo Puggia il vediamo. cognome. E secondo me quel ragazzo ha un ottimo potenziale sulla carta. Poi logicamente bisogna avere. E su Però Instagram, no? Big Simo 94, non mi sfugge. È il ragazzo che segue Thomas Benaglia. Simone Bassanelli. Aspetta che ti Esatto, è un condivido lo bell'animale. schermo. Schermo intero, te lo condivido direttamente qua. Ecco, Aspetta, questo, guarda i un quadrifragili. Questo è attimo. uno che si spara 260 kg di Te lo condivido. squat. Eccolo. Beh, lo vedi, no? Sì, lo vedo. Ecco, lui per esempio, secondo me, ha un ottimo potenziale. È uno che nei pro, a livello genetico, può Ma dire la sua. Lasciamo perdere poi la condizione, comunque sia sì, giovane. no, no, C'ha la. da migliorare con i punti, però potenzialmente è un ragazzo che secondo me è valido. Però vedi anche qua, cioè guarda come stava. Questa è una sbombatura che è proprio. Questa è l'inserzione del muscolo, cioè è tua. Te la porti da casa, Sì, c'è sì. certe caratteristiche che le devi avere di Madonna. genetica. C'è quell'altro ragazzo che ha vinto nei Classic che porta del ragno, non mi chiede il nome, però è un ragazzone alto. Pure quello è un'ottima giovane promessa, cioè le promesse ci stanno. Potenzialmente qualche nome c'è. Parliamo delle altre categorie, quelle che magari accumulano più Pro Card, quindi i Men Physique o magari i Classic, ma quelli sul palco sono 30 quando vanno a Mamma, fare sì. gare. Lì veramente se non c'hai i numeri non ti guarda nessuno. Sì. Non ti guarda nessuno. Quindi voglio dire, c'è sta Zagarella, che Zagarella è un ottimo atleta, comunque sia se fa vedere i risultati li porta, anche se secondo me inizia a diventare stretto per quella categoria. Ho Sì. visto un'intervista con Mauro Peppe Romano e Patrick Thor, dove Thor gli diceva: ma perché non lo porti nei 212 libbre? Che secondo me sarebbe la svolta agonistica di quel Non è ragazzo. male. Immagina Zagarella a 93 Sì. kg, è un bell'animale, insomma, sul Sì. palco C'è una bella linea, belle gambe, sì. con quel fisico se noterebbe. Insomma. E ci avrebbe sicuramente più possibilità di emergere, non che non abbia fatto bene, perché insomma delle gare da professionista l'ha vinto e tanto di cappello,
Però poi quando te vai a trovare contro un Boomshed o quegli altri due neri, Libreon e l'altro. Ma guarda, sai, ti dico sta cosa, te parli già di ragazzi che la prendono a 28, 30, 32, eccetera, ma io vedo proprio ragazzi che a 22 anni si distruggono per questa cazzo di Procard, a 22, e forzano logicamente quello che non andrebbe forzato. Nel senso c'è proprio un... perché magari sono usciti due o tre atleti, no? Giovani. Quindi vedono ste promesse, le fanno passare per promesse, e quindi tutti a rincorrere quanto prima possibile questo sogno di salire sui palchi. Però, Simo, Sì, ma tu devi avere pure un riscontro realistico della situazione. Ti faccio un esempio. Ci abbiamo Nick Walker. bravo. Quello quanti anni ha? 25, Sì, 26? 25 mi sembra. Ok, ma lì buongiorno si vedeva no dal mattino, ancora prima. Quindi il potenziale si vede. Poi se tu sei capitato, tua sfortuna, nelle mani di un coach che ti dice non ti preoccupare, vedrai che arriverai, che farai qui, cioè, allora purtroppo lì sei un po' vittima, però pure tu la mattina ti svegli, guarderai allo specchio. Se conosci Nick Walker vedrai una differenza tra te che Certo. c'hai 22 anni e Nick Walker che per carità già ce n'ha 26, però tu dici ci so i numeri per arrivare a 26 anni come Nick Walker, o questo mi sta a far credere, o io mi sto illudendo che lo posso fare? Perché poi, voglio dire, tutti siamo andati a giocare a pallone col mito di Maradona, però poi c'è sta chi c'aveva i piedi, io c'avevo due piedi sinistri, e ho capito subito che il calcio non era per me, insomma. Andato in palestra. Sono andato a fagiolo e già lì, insomma, qualcosetta ho portato a casa. Quindi, voglio dire, devi essere. Io sono sempre stato super onesto con me stesso, non mi sono mai fatto grossi film, nonostante che ci ho avuto intorno tanta gente che mi faceva sviolinare. Non ti parlo magari da adesso, magari più indietro, o con me, no, l'americano, ma americano perché? Ma gli americani sono un'altra storia, ragazzi, cioè quelli sono altri film. Io lo so, spesso dico quello, è un altro sport. Perché? Perché hanno delle genetiche che io personalmente non ho. Se poi voi pensate ad averle, sono contento per voi, però è tutto da dimostrare. Certo. E che poi tu ti vuoi ammazzare per raggiungere certi livelli, oddio, sarà la scelta più intelligente? Prova, Guarda, prova, adesso sono perché io da stato... coach a uno che non c'ha i numeri, se vedo uno che c'ha i numeri, glielo dico, secondo me tu c'hai Sì. ottime possibilità di far bene, però c'è un iter da seguire. Adesso ci sono state, come dicevi te, le categorie un po' più... blasonate, e ci sono state molte vittorie, molte pro card vinte, men physique, ma anche bikini. No, se bikini apriamo un mondo che qua non finisce No, più. Simo, la cosa è che mi avevano fatto notare, anche è uscito in qualche intervista che eccetera che ho fatto, che ci sono delle bikini che si sono presentate per vincere pro card super preparate e palesemente virilizzate. E il discorso qual è? Che non so perché hanno fatto, e là il discorso, cioè perché fai vincere la pro card a una ragazza che, se si toglie la mascherina sul palco, non è una ragazza. Cioè, ha palesemente... È arrivata, cioè, allora, non c'ha il fisico delle top Olimpia, non c'ha un fisico da bikini, quindi non può competere con loro, e pur, e se, cioè, non avendo questo fisico, è super preparata. Che cosa farà come professionista? Infatti, poi, con le gare come professionista, salgono da una parte e scendono dall'altra. Allora, sulle donne andiamo a toccare proprio quello che è il top della genetica e ti spiego il mio pensiero. Allora, io e te siamo uomini, perfetto, quindi vogliamo fare la categoria classic, la categoria bodybuilding, pur forzando la mano, anche se poi geneticamente siamo due asini, potremmo diventare dei begli asini, però la differenza, insomma, sarà solo dal punto di vista estetico e rimarremo sempre noi. Mentre sulle donne te ne accorgi subito qual è la genetica. Perché? Perché allora prendiamo la bikini. Prima di tutto devi essere baciata da madre natura, devi avere un bel viso. Esatto. Perché stai bene a mettere trucco, parrucco e quello che ti pare. De partenza tua devi essere una gran bella ragazza. Poi devi avere la struttura. E devi avere una genetica che ti permetta comunque sia di arrivare a fare le gare praticamente natural.
Se tu vai andare a fare i regionali bighini, già ti sei fatta il primo volo a Nincompresse, e allora, bella mia, qua qualcosa di partenza non c'è sta. Allora tu Bravo. dovresti tornare sui tuoi passi e dire: vabbè, a me mi piace comunque sia questo ambiente, mi piace questa disciplina, questo lifestyle, però fallo in una maniera sensata e lascia perdere le gare. Oppure fai un altro tipo di gare dove il livello è più accessibile. Oppure Certo, fai le gare che ti certo. pare, ma accontentati di quello No, che però arriva. Simo, il problema di base è che... L'altro discorso, scusa se ti Sì, vai. interrompo, ce l'abbiamo poi sulle categorie tipo figure. Allora, io ho sentito delle persone che sono tornate indietro dicendo: ah no, perché sai, mi sono resa conto che il livello era troppo alto, avrei dovuto spingere. Eh no, bella mia, non è questione che tu avresti dovuto spingere, è che quelle hanno la genetica. Bravo. E con quello che la bikini ce va a fare, non lo so, il campionato mondiale, per dirti, loro ce vanno a fare l'Olimpia. Perché se tu guardi Shanique Grant, che è un'aliena, mo t'ho preso proprio il top del top, guardala in faccia e sentigli la voce, ti sembra Sì, virilizzata. esatto. Quella è tutta genetica, quella con un centesimo di preparazione esplode. Bravissimo. E lì sulle donne la genetica è proprio terribile, perché te ne accorgi subito. Infatti poi magari vedi certe che per arrivare a certi livelli hanno completamente cambiato i connotati. E io rispetto, perché io, per dirti, Iris Skylar per me è una grandissima atleta. Nulla da dire, massimo rispetto, però poi non ti devi lamentare se c'hai un viso in una certa maniera. Sono dei prezzi che devi essere disposto a pagare, però devi essere come i riscali, perché se tu non sei manco una gamba dei riscali e ti sei massacrata, allora Il problema è che non è sono praticabile. irreversibili, capito? E infatti la E cosa che certo. dico ai ragazzi, e l'ho detto spesso, quando sono uscite queste cose, magari me l'hanno fatto nelle domande, eccetera, perché si è fatta molta satira, dico ragazzi, cioè non scherzate su queste cose, perché queste ragazze adesso finisce la stagione agonistica, hanno fatto pena nel circuito professionistico, realizzano che cazzo hanno combinato, poracce, sono so dolori, perché loro non stanno realizzando che cosa hanno combinato, non realizzano che sono No, perché effetti collaterali, poi stanno... sono ragazzi giovani e in mano al preparatore. Poi, per carità, ci vorrebbe pure un po' di intelligenza da parte loro, di Esatto. conoscenza di quello che gli viene proposto e quant'altro. Però lì la colpa, secondo io, la darei 50-50, un po' al 50-50. preparatore e un po' più a loro, perché ci vuole sempre un po' di... Se tu sei nata che c'hai le orecchie di Spock, naso di Pippo Franco, però magari bene o male c'è un bel culetto e la vitina stretta, non ti basterà quello per arrivare all'Olimpia, a meno che non vai dal chirurgo estetico e ti cambi tutti i connotati, perché Certo. quella è una categoria prettamente estetica, pure a livello strutturale. Se una nasce che c'ha una vita così e tu c'hai la vita dritta, ma stai bene a fare preparazioni, come la mascheri quella vita? Sì. Devi, Sì, dovresti diventare un caterpillar, sei fuori categoria, non sei più una bikini. no, guarda, Quindi, assolutamente. capito? Assolutamente. No, questo è particolare. Infatti è il motivo per cui se tu vedi molte delle bikini che stanno all'Olimpia, di base sono wellness o figure non preparate. Cioè hanno quella struttura, semplicemente non sono preparate. Semplicemente, ma perché madre natura gliela dà? Cioè, sulle donne la genetica Sono la tutte vedi molto più brasiliane. che sull'uomo. La vedi molto più che sull'uomo, perché? Perché le vedi subito, quelle nascono così con delle caratteristiche che sono già loro. L'uomo invece allarga di qua, metti i muscoli di qua, insomma, bene o male, invece lì no. Cioè, se io avessi una coscia così come, non lo so, alcune brasiliane che fanno le wellness, poi devo avere il viso o la voce come la mia, qualcosa non torna, perché poi queste tu le senti parlare o le vedi in viso, perché arriva struccate, sono tutte meno belle, però sono sempre belle ragazze, Sì, capisci? sì, sì, sì. Io poi non mi piace quando sento: ah no, perché la bikini si fa la barba. Ho capito, ma quella poverina un po' è stata stupida di suo, un po' il preparatore è stato più stupido di lei, e ecco fatto che si è rovinata. Purtroppo sì, Ma purtroppo sì. forse solo un po' la voce basta. Poi magari i danni potrebbero essere ancora più No, no, importanti. so proprio del viso.
È quello il problema. Certo, ma a parte il viso, magari sterilità, Ah, sì, cioè, certo. capisci? Sì. Situazioni poi ben più importanti. Sì, mo, senti, parlando invece, spostando un attimo il discorso sull'alimentazione, perché anche là non so se ti hanno asfissiato con paranoie o domande sull'alimentazione, però pure là adesso si sta prendendo una piega un po' particolare, nel senso che c'è quest'idea del calcolà conta tutto quanto, fa rientrare qualsiasi cosa nel piano e fa il pancake e fa quello e fa quell'altro. Vabbè, lo sai, io sono un old school su questo tipo di approccio. Cioè, allora, a parte, vabbè, personalmente non sono un amante di salse, salsine, pancake, fit quello e fit quell'altro. E poi il bodybuilding è questo, è riso, è pollo. Poi, per carità, in una fase lontana dalle gare puoi cercare un pochino di rendere la cosa meno pesante, però alla fin fine è quello che poi mette un po' più di ketchup, d'accordo. Sull'hamburger ci vuoi mettere la sottiletta light, però poi questa cosa tu la devi monitorare anche con le analisi, perché io vedo certe analisi di certe diete no, perché mangiare così, non te faccio nomi, e poi vedo certe analisi che mi metto le mani in capo. Cioè, devo vivere 2 volte per avere analisi rovinate in quella maniera, capito? Per carità, valori che volendo tu puoi far rientrare, ma valori che sono rischiosi. Cioè, Sì. livelli di colesterolo veramente molto fuori norma. Perché? Perché quello mi fa mangiare le mozzarelle, quell'altro mi fa mangiare il kebab. Cioè, non funziona così. Già tu in una preparazione vai a alterare alcuni parametri come i lipidi nel sangue, colesterolo, HDL, in più già solo con la preparazione. Ci butti in mezzo un'alimentazione troppo sporca e là vai a fare danni seri. Esatto. Là vai a fare danni seri. E tutto questo per il piacere di mangiare. E sto sport non è fatto. Il piacere è il piacere di allenarsi, il piacere di vedersi allo specchio in una certa maniera, non è il piacere di mangiare. Il piacere di mangiare te lo tieni quella volta a settimana e ti fai il tuo pasto libero e ti sfoghi come una persona normale, non come un patologico che sembra che non mangia dalla settimana e poi Esatto. si fanno 2 pizze, 3 camerieri, il barista e poi chiamano l'ambulanza, no? Perché mi sta a venire la pancreatite. No, non è così. No, no, assolutamente. Oppure la ricerca dell'alimento magico. Allora, adesso non voglio dire a ballo nessuno, uscì un po' di tempo fa questa polemica sul plum cake, no? Non so se l'hai seguita, Ah, no, ci fu dimmi, dimmi, uno che io scontro. queste me ne perdo. Ci fu uno scontro su questo plum cake tra Ciriello e Pressi, ognuno disse la sua. Non voglio scendere poi nel particolare o parteggiare uno per l'altro. Nacque questa polemica su questo plum cake, ma voglio dire, allora, la gente deve capire che non esiste l'elemento magico che ti fa crescere. Plum cake, a parte che io mi mangiavo i muffin 7 anni fa dopo allenamento, perché? Perché è un alimento ricco di carboidrati, di calorie, è facile insomma, da assumere dopo allenamento, ma non è che quello è il punto di svolta nella preparazione, perché io non mangio plum cake e quindi Certo. divento Hakim Williams. È un escamotage per aumentare un po' le calorie, avere un prodotto denso di calorie ed è facile digestione che può andare bene per quel momento dopo allenamento. Sì. Se però voi pensate che poi quello, allora mi mangio 2 plum cake a colazione, 3 me li mangio dopo allenamento e 3 me li mangio prima di dormire, è bello mio, che dieta sta a fare? Dieta plum cake, e poi non ti aspettare questi grossi risultati. Esatto. Esatto. E la gente però poi si intrippa in questa cosa del plum cake. Poi te ne dico un'altra. Qualche anno fa uscì la moda del riso nero Ah, e il riso tutti a Venere. mangiare riso nero, perché gli italiani sono così. Tutti gli italiani sono così. È come, vabbè, divento politically incorrect, come il discorso del Covid, no? Allora, in televisione ti dicono e tutti...
Allora, il riso nero, tutti a mangiare riso nero, perché sto riso nero? Allora, se ti piace di più il riso nero, dallo mio, mangiate riso nero. Ma se tu pensi che quello sia la chiave di svolta per la crescita muscolare, hai sbattuto a qualche spigolo di casa. Guarda Simo, io ci ho provato una volta a mangiare riso nero, sono stato tipo 50 minuti per farlo cuocere. Hai capito poi? Un C'era cazzo metà di... da cucinante sto L'acqua era stato riso diventata nero. tutta viola, ho sozzato tutto il piano cottura. Guarda, ero io con mia madre, si è incazzata, da là non l'ho più comprato. Un cazzo di incubo, guarda. No, no, no. Io poi sono molto per la sera, cioè, pagge come se fa il pollo a casa costa. Allora, la sera si sporziona il pollo, si mette nella stagnola, al limite qualche spezia, un po' di limone, si mette al frigorifero la mattina, si inforna 20 minuti e c'hai tutti i pasti, sei pasti di pollo, 4, 5, quelli che siano già. Cioè, io menate ai fornelli, non c'ho proprio né tempo né voglia. No, guarda, lo capisco assolutamente. E Mi metto a questo. fare riso nero 40 minuti per cuocere riso nero. Guarda, Simo, no, perché la cosa che io infatti dico è questo: cioè dovete distinguere quello che è un comportamento alimentare per il sedentario e quello per l'atleta. Se sei atleta, devi fare l'atleta. L'alimentazione la vivi inevitabilmente in maniera diversa perché è funzionale al tuo risultato, punto. Quindi non ti puoi permettere di fare tutti questi giochi paranoici. E vedo che sì, le persone non. Cioè, io alle persone dico. Dal mio punto di vista, questa è una cosa in cui credo. Se tu non vuoi fare l'agonista o senti di vivere male questa cosa dell'alimentazione, non fare l'agonista, non fare l'alimentazione. Allenati in palestra, divertiti, mangia in maniera sana, Esattamente. equilibrata quello che te va e non forzarti, perché se tu ti devi forzare a mangiare quelle cose, no, allora aspetta, mo mi metto a tracciare tutto quanto perché voglio mangiarmi la torta de mele, cotogne di qua, voglio mangiarmi il plancake, voglio mangiarmi quello, quindi traccio ogni cosa ogni giorno, diventa ossessivo. Oppure peggio, come hai detto te, quando vado il sabato sera mi sfondo di cibo perché sono stato in restrizione, non fa per te. A un certo punto le persone... No, e loro però non l'ammettono. È quello. Il problema è questo, Ludovico, che ammette a se stesso che una cosa non fa per te, a loro parlo di loro perché io se io una cosa non la so fare, è inutile che mi metto a Bravo. farla per forza. Allora, se tu di motori non ne capisci, è inutile che ti metti lì e smonti la macchina perché allora no, tu non fai il meccanico, quindi non mette mano. Vuoi fare l'agonista? Ci sono delle regole da seguire. Se vuoi presentarti sul palco con una condizione degna e vincente, e le devi rispettare. Non si può fare questa dieta che dite voi, delle mozzarelle, dei Bravissimo. salamini, e delle vasa tiramisù, come cazzo lo chiamano. E no, non è così. Allora, tu vivi il tuo stare in forma, accettati per quello che sei e non vai a gareggiare. E ti pesa molto di meno. Oh, io vedo bei ragazzi che fanno un'alimentazione Bravo. non eccessivamente curata, hanno dei fisici che in spiaggia possono sfoggiare a testa alta e danno a fare gare non gliene frega niente. Esatto. Ma guarda, E è secondo giusto così. me queste persone otterrebbero anche più Vivi risultati. sicuramente in maniera meno frustrante. Da qua poi escono, ma chissà quello che fa, ma magari quello fa semplicemente la dieta tutto l'anno. E arriva a una condizione che leva te. Quando tu invece stai a cercare quell'alimento che poi lo devi far rientrare, ma come fai a far rientrare un cucchiaio di Nutella nei macros? Dimmelo. Aspetta un attimo che c'ho poca Dimmelo. connessione. Dai, ma Aspetta. come si fa? Ma c'è un impatto sul metabolismo, ma poi l'impatto degli alimenti sul metabolismo e sul Aspetta che c'ho poca connessione, te sto a perdere. Ci sei? Ok, ti ho ripreso. Ci sono. Ok. Dicevo, no, pure gli alimenti che uno sceglie hanno un impatto sul metabolismo, sulla Assolutamente, glicemia, sugli assolutamente. ormoni. No, ma Non ti puoi mangiare una cosa per un'altra, perché il risultato alla fine della sul sarà microbiota diverso. intestinale, sul microbiota intestinale, cioè anche là. Ah. Adesso poi non so nel dettaglio, ne avevamo un po' parlato, però comunque in fase di bulk noi comunque introduciamo un quantitativo calorico che. Vuoi di più, vuoi di meno, in base a filosofia, però se è un quantitativo calorico che non è adatto per la specie umana, perché mangiamo un sacco di roba. Quello
Quindi tu il sistema gastrointestinale lo stupri in fase di È pulcro, lo sempre sotto distruggi, stress. è sotto stress. Quindi se non inizi a curare queste cose, e poi là a me la cosa che fa incazzare è quando iniziano a dirti, no, utilizzo tipo sotto gara, no? La ricarica sporca perché se no non riesco a mangiare abbastanza calorie. No, perché te va de magna in maniera pulita, perché tu mi vieni a dire che riso, salmone, olio extravergine d'oliva, piuttosto che una fonte di carboidrati secca, non raggiungi le calorie di un KFC, il polletto fritto, eccetera. Quelle sono tante perché c'è tanto No, ma olio. puoi Metti dirlo. tanto olio a crudo. Allora, questo discorso delle calorie potrebbe avere un senso inserito in una fase di bulk, ok? Dici Esatto. io, sai, arrivare a 3, 4, 5.000 calorie a riso bianco e petto di pollo inizia a diventare una cosa pesante. Possiamo sporchicchiare, ma se tu stai sotto gara e devi portare, devi avere la performance, quindi estetica, pensi che la soluzione sia andata a fare la ricarica sporca con KFC o Burger King o quello che vuoi tu, perché non riesci a raggiungere le calorie? Non riesci a raggiungere le calorie con riso e che ricarica devi fare? Esatto. Cioè, io non ho fatto dei ricarichi, ho lavorato con diversi preparatori che ricaricavano pure da gara di Boldi, mi fece caricare 3 giorni, in 3 giorni mangiai 1,2 kg di miele in 3 giorni, però tutti alimenti puliti. Era miele, era avena, era patate, era riso, Esatto. non c'è stava KFC e stronzate varie. Quella è solo una questione di gola, perché voi non state aspettando nient'altro il giorno della ricarica, perché ma tu butti all'aria un anno magari di preparazione per fare una ricarica da KFC, ma mangerò dopo KFC se No, tutta, cioè, assolutamente. se c'è tutta sta voglia. Assolutamente d'accordo. Non condivido assolutamente, non condivido poi i preparatori che gli fanno credere che la svolta sia sta ricarica sporca. Allora, per fare la ricarica sporca, prima di tutto devi avere una condizione disumana e poi è un rischio perché sono alimenti che tu magari non hai adoperato per un sacco di tempo. Ti vai a mangiare il panino del McDonald's, ti viene una cagata al giorno dopo sul palco, sei la pena cotta. Poi magari c'è pure messo diuretici, disidratazione completa, te blocchi, no? Finisce a pronto soccorso. Esattamente, No, no, sì, guarda, esattamente. questo assolutamente. Senti, la cosa che ti volevo chiedere è proprio riguardo, abbiamo accennato al discorso dell'off-season, delle calorie spinte, eccetera. Tu credi che bisogna spingere tanto le calorie in fase di costruzione, almeno una o due volte nella vita, per mettere masse importanti? Non ti dico sempre tutti gli anni, però Allora. io la cosa che ho visto parlando con tanti atleti, ascoltando tutto, è che gli atleti che comunque hanno preso tante masse, almeno veramente 2 o 3 volte nella vita o comunque un periodo, l'hanno fatto di force feeding, cioè a spingere proprio quante più calorie possibili. Allora, non ti posso dire, io ti posso dire quello che è successo su di me. Nel senso, io ho avuto dei preparatori che mi spingevano forte. Io non sono un mangione, a me mangiava tanto bepesa perché non sono uno che c'ha la digestione da coccodrillo. Poi mi dà una letargia allucinante, cioè mi sento veramente l'orso Yogi. Però io faccio sempre quello che mi dice il preparatore e ci ho avuto due preparatori, sia Giorgio Fara che Davide Gariboldi, che mi hanno spinto molto a salire con le calorie. Io sono arrivato in massa, sicuramente non con la condizione dei presti, però a 131 kg e era molto pesante. E un anno, mi ricordo, con Gariboldi, tra un anno di distanza, da gara a gara presi di peso esatti, eh? Gara fatta l'anno prima, gara fatta l'anno dopo, peso sulla bilancia 13 kg, solo quella volta però. Non è che poi nell'arco del tempo sta cosa si è riverificata, probabilmente per una serie di fattori, spinto tanto con l'alimentazione, spinto tanto anche con i pesi e diciamo forse ho fatto quel passetto in più a livello pure di preparazione. E questo con più di cose mi ha dato quell'aumento, però poi tu arrivi a un plateau, non è che poi prendi 13 kg Certo. ogni anno, magari. Però sì, penso che spingersi su con le calorie, penso che l'anabolico migliore siano gli alimenti. Quindi se tu riesci, però tu devi riuscire a mangiare in una certa maniera, perché se poi questo ti ostacola in quello che può essere
il tuo percorso, che non è solo il discorso dell'allenamento, anche a livello di digestione, cioè tu devi essere una macchina che funziona. Esatto. Non è che ti puoi riempire le calorie e poi, che ne so, poi ti viene la diarrea o ti viene il reflusso, o tutta una serie di situazioni che evidentemente ti dicono che, oh, guarda che qua c'è qualcosa che è infiammato. Però sono un fautore, insomma, diciamo, delle calorie. Ovviamente mantenendo una degna condizione, cioè svaccare, andare, che ne so, 20 kg fuori gara, a meno che non siano magri, tra virgolette, non c'ha senso, secondo me. Certo, Cioè, io ho un certo. atleta che al momento è in fase di stop per varie situazioni, insomma, un po' il Covid, un po' situazioni di priorità sue, che è Claudio Caldarelli. Lui è una fucina di calorie, cioè io non ho mai visto una persona mangiare come mangia lui, e non si ingrassa. Allora, in quel senso sì, io me lavoro bene con lui anche facendolo mangiare un po' sporco, perché saliamo le calorie e riesce a mangiarne di più. Però è uno che mantiene Certo. la condizione. Se devi perdere completamente la condizione, come ho visto degli atleti adesso che fanno questo famoso rebound, e nel giro Sì. di 2 o 3 settimane prendi 20 kg, 20 kg, non va Assurdo. bene. Non va bene, anche perché poi la foto parla da sola. Loro magari dicono: ah, ho preso 20 kg. Sì, oh, sei una busta d'acqua. No, più che Ci ho altro preso là la 20 kg di pressione carne. di botto. La pressione, ma tutta una serie di situazioni che non vanno bene. Però te voglio dire: ho preso 20 kg, ho ancora le vene sull'addome, sto spaccato, sto duro. Certo. Allora io ti stringo la mano e ti dico: stai a fare un programma che per te funziona. Ma se tu mi metti la foto che hai preso 20 kg e sei una borsa dell'acqua calda, che te devo dire? Ok, hai preso 20 kg, ma così siamo buoni tutti. Né Esatto. salutare, né da un punto di vista Sì. estetico, ma non estetico perché sei bello o sei brutto, ai fini sempre del bodybuilding. Certo. Secondo me non hai fatto nessun gol. Ascolta Simo, per curiosità, ti ricordi quante calorie avevi raggiunto in quel periodo con... Oh, Oddio, le calorie io non le conto mai. bella questa cosa. Vado sempre sui magro, diciamo che mediamente sto tra i 2,5 grammi e 3 grammi di proteine. Mediamente, magari quando sto off season tengo un po' più basse, quando sto sotto gara tendo ad alzare le proteine. Carboidrati, posso arrivare al massimo, sono arrivato quest'anno al massimo di 800, Ok. 800 grammi di carboidrati, non altissimi, insomma. Ok. Perfetto. E grassi bastano sui 50-60 grammi, poi man mano che mi avvicino alla gara vado a ridurre. Ma i grassi sono un elemento che con me non va troppo d'accordo. Mi intoppa a livello digestivo Bravo. Sì, e sì. mi spessisce la pelle, non funziona granché Là bene. c'è A meno tanta che sofferenza. non faccio una chetogenica. Là, a quel punto, e quest'anno l'ho fatta subito post gara. E ci ha avuto un bel effetto, soprattutto a livello di analisi, perché non l'avrei mai detto, ma a livello d'analisi, c'avevo delle analisi che non mi sarei mai aspettato. Come l'hai impostata come chetogenica? Guarda, l'ho impostata per caso, perché dopo la gara io feci San Marino, subito dopo ci hanno messo il lockdown. Allora io ho detto: ho il rifiuto totale per gli elastici, non li userò. Quindi o trovo una soluzione per allenarmi, o non mi alleno proprio, non mi sarei proprio allenato, dove mi rifiutavo di stare a casa con due manubri e con gli elastici. L'unico modo per mantenermi magro sarebbe stata la chetogenica, perché tanto avrei passato le giornate sul divano. Quindi ho impostato con circa 1 grammo di grassi per chilo di peso corporeo e circa 3,5 grammi, 4 di proteine per chilo di peso corporeo. Ok, quindi E low questo carb. per 15 giorni. Dopo 15 giorni, invece di fare la classica ricarica, che tanto non mi sarebbe servita niente, perché che devo ricaricare, tanto non mi allenavo, ho inserito un pasto libero, quindi mi concedevo quella pizza con un po' di gelato, niente di eccezionale. Poi per fortuna ho trovato l'escamotage, ho iniziato ad allenarmi, però diciamo che prime 4 settimane sono rimasto in chetogenica. E ti dirò che i pesi non erano malvagi, pure la condizione, logicamente molto
volumi molto, molto in calo, però la condizione non ti dico che era da gara, ma molto si avvicinava a quella da Ah, vedi. workshop. Ma quindi tu non ti sei allenato per 4 settimane oppure hai ricominciato ma hai continuato la chetogenica? No, allora non ho messo allenato per circa 4 settimane, Ok. poi ho ricominciato ad allenarmi, sono rimasto sempre in chetogenica, fino a che poi non ci siamo sentiti con Mauro e non abbiamo deciso di ripartire, poi ho fatto il mio solito giro analisi. Quando ho fatto le analisi sono rimasto piacevolmente sorpreso perché i valori erano, guarda, c'avevo delle transaminasi che penso non ce l'avevo da quando avevo 15 anni. Mi ha fatto questa chetogenica come se mi avesse fatto una sorta di spurgo. Ok. E i valori erano molto, pure a livello di glicemia, insomma, tutto molto molto bene, insomma. Fantastico. E ascolta, colgo l'occasione per chiederti perché l'abbiamo affrontato recentemente, molti adesso vanno in vacanza, eccetera. Questo stacco di 4 settimane dall'allenamento, poi la ripresa com'è stata? La ripresa è stata, vi dico la verità, pesante. Pesante perché sentivo proprio che mancava quel feeling con i pesi, cioè i pesi proprio mi pesavano, sentivo proprio che facevo fatica. Però mentalmente già il fatto di potermi allenare mi ha mandato avanti, insomma. Cioè, in una situazione come quella che non si poteva allenare a nessuno, io mi sono veramente Privilegiato. no, fortunato di più. Per carità, ti dico un periodo che mi sembrava di vivere in latitanza, perché poi dovevo andare fuori, rischi che ti fermano, la multa, ogni giorno costanzia, la Sì, pesantezza. capisco. Quindi tante volte arrivavi in palestra, poi questa palestra deserta, ci stavi tu e altri due che si allenano con te, quindi situazione un po' del cazzo, però finché ci stavano i pesi era più che sopportabile. Guarda, io ti dico, io sono partito così, poi in realtà è stato semplicissimo perché ho mandato una lettera al comune qua, dicendogli che facevo bodybuilding, ho mandato il profilo Instagram e il sito un po' tutto e loro mi hanno riconosciuto come atleta, ha detto tu nei palestre ti puoi allenare, vai tranquillo. Quindi Vedi, qua è proprio semplice, semplice. Perché dicono, cioè, vedi, se lo fai di lavoro, se tu gli dimostri che lo fai di lavoro, che può essere anche un personal trainer o un istruttore, cioè tu comunque campi di questo, o ma fai io delle campo gare. anche giustamente dalla mia immagine. Cioè, io Certo. come mi propongo a un cliente se peso 120 kg di panza? Cioè, è come andarsi a curare i denti dal dentista che Assolutamente. ce l'ha tutti i cariati. Quindi almeno da quel punto di vista ci potevano, a noi categoria ci potevano un attimino. Guarda, dal mio punto di vista, la cosa che dovevano fare è quantomeno chi aveva all'attivo una tessera IFBB, NPC, qualcosa del genere, un tesseramento. Ma in Italia se non sei Coni non sei Quello è il nessuno. problema. Qua invece è quello Purtroppo che cercavano. qua è così. E la ripresa invece dei volumi, della condizione fisica, eccetera, è andata bene? Benissimo, perché come ho ritoccato i carboidrati sono esploso. Guarda, te lo dico perché io stavo pianificando, io non ho mai fatto uno scarico così lungo nel post-gara, ma stavo pensando anche, ho parlato con, abbiamo fatto un'intervista con Gabriele Andriulli, lui ha detto che scarica molto nel post-gara, proprio recupero, e quindi stavo pensando dopo questa stagione agonistica di provare a fare un 2 fino a 4 settimane di off completo, e quindi mi stavo un po' cercando di capire come impostarlo, cioè come Io te lo impostarlo, scusa. ripeto, è stata una costrizione, non Sì. me Tu ne sarei mai fermato per non nulla al l'hai mai mondo. fatto quindi prima. Però, no. Guarda, l'unica volta che mi sono fermato è stata per imposizione di Gariboldi, che mi fece fermare per un mese prima di cominciare la preparazione con lui, anche dagli allenamenti. Se no, in linea di massima, io non mi sono mai fermato. Magari uno scarico attivo, sai. Va in palestra senza pesi troppo esagerati, fai riposare un po' le articolazioni, magari lavori sul pump, però proprio stop completo, no. Ti posso dire però che secondo me ha un senso se poi ci abbini dei trattamenti miofasciali, Tegar, Sì. crioterapia, tutta una serie di situazioni che ti possono andare a sistemare quei piccoli diloretti che magari non Sì. accumulano con te. Sì. Pure questo è un argomento, una cosa interessante. Carina questa cosa della low carb, interessante.
dei No, tuoi no, sogni. io proprio no, l'ho proprio chetogenico, Sì, cioè sì, sì. carboidrati in genere, tutta la settimana. C'avevo solo dopo le prime 2 settimane che ormai ero entrato in chetosi, inserivo quel pasto libero che Sì. mi faceva un po' ricaricare energie e mi dava uno stacco anche mentale, perché poi stai tutto il giorno a casa, che fai? Netflix, divano, vai a fare la spesa, non c'era molto, molte alternative. Poi per fortuna si è trovata questa soluzione Bene. e l'ho adottata. Bene. Simo, abbiamo fatto un'oretta, io ti lascio andare. Ascolta, noi teniamoci aggiornati sia per fare altri podcast sia per questa stagione agonistica, che tante volte se si può viaggiare, eccetera, magari ci incontriamo su qualche Infatti ti voglio backstage. dire, ma quando è che tu torni qui Ah, in in patria? Italia? Guarda, dipende da quando faccio, da come sarà la regolamentazione per muoversi con Green Pass e cose. Per ora noi non, cioè, possiamo, ma dobbiamo fare quarantena andata e ritorno, quindi è un casino. Però quando c'è la possibilità di spostarci, sicuramente, intanto farò sicuramente un weekend al volo appena potrò per rivedere la famiglia. E proprio toccata e fuga. E poi invece tornare in maniera un po' più stabile, magari per una settimana o qualcosa del genere. Io spero che dall'autunno sarà una cosa fattibile. Giusto quello, Speriamo. spero quello. Speriamo, Però magari speriamo. Va bene, dai. qualche Allora, backstage ce lo condividiamo, se capita l'occasione. volentierissimo, Lituania volentierissimo. o Danimarca, non lo so, vediamo un po'. E in Italia non pensi proprio, Può essere, può sempre. essere. C'era il San Marino che era interessante, però se, dipende sempre dalla possibilità di viaggiare, da quanto me la rendono facile, sostanzialmente. Ok. Vabbè, dai. Allora ci riaggiorniamo, rimaniamo in contatto Assolutamente. comunque. Grazie per il tempo insieme, Grazie a te. Ciao eh. Ludo. Ciao Simo. Ciao, ciao.